Buongiorno e bentrovati alla prima edizione del TG6, ovviamente telegiornale quasi interamente dedicato all'emergenza terremoto, al sisma che ha distrutto alcuni paesi della provincia di Rieti ed altri della provincia di Ascoli Piceno. Innanzitutto vi dobbiamo aggiornare sul conto delle vittime che la Protezione Civile in una conferenza stampa che si è chiusa qualche minuto fa ha rivisto al ribasso. Sarebbero 241 i morti e non 247 come si era precedentemente detto e proprio la Protezione Civile lo aveva comunicato. Queste le vittime accertate, mentre 215 sono le persone estratte vive dai soccorritori sotto le macerie. Un numero ovviamente impressionante, un bilancio provvisorio che purtroppo è destinato comunque a crescere, un numero di vittime che accomuna questo sisma con quello che si è registrato nel 2009 e che ha coinvolto tutto il bacino della provincia aquilana. Ovviamente la nostra regione è in primo piano per quanto riguarda sia l'accoglienza con ospedali che stanno ospitando feriti dal terremoto, sia per quanto riguarda i soccorsi con le squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile che sono partite dall'Abruzzo alla volta sia delle Marche che del Lazio e con la colonna mobile della Regione Abruzzo che si trova nel comune di Accumoli, uno dei più colpiti dal sisma, il comune più prossimo all'epicentro del terremoto. Sono tra i 290 e i 300 gli scampati al terremoto nel comune del Reatino, a pochi chilometri da Amatrice, dove invece si è registrato il maggior numero di vittime. Ovviamente i campi allestiti sono diversi e sono quattro per quanto riguarda il comune di Accumoli: Grisciano, dove c'è la colonna mobile della Regione Abruzzo, poi Illica e Fonte del Campo e un altro nel campo sportivo del paese. Tra i 500 e i 600 sono i residenti e i villeggianti della zona che sono ospitati da parenti o amici e sono tornati nei centri di provenienza. Dicevamo in precedenza di Amatrice, il comune che ha registrato il maggior numero di vittime, anche il comune più grande tra quelli colpiti. Proprio ad Amatrice si stanno registrando dei problemi per quanto riguarda il coordinamento della macchina dei soccorsi. Allora andiamo a sentire insieme il servizio di Giorgio Alessandri. Caos su caos e interessi contrastanti non stanno aiutando il post-sisma ad Amatrice. È grande la forza in campo per l'emergenza terremoto, ma è grande anche la confusione sui ruoli dei soccorritori, inconsapevoli e erranti. Il secondo giorno dopo il terremoto ha visto l'apertura di un campo attrezzato di protezione civile. L'autorizzazione però è arrivata alle prime ore del mattino, quindi a più di 24 ore dal tragico sisma. La ricognizione degli edifici si sta realizzando in queste ore e si cercano luoghi deputati alla logistica per dare ricovero a tutte le specialità impegnate nei soccorsi, a cominciare dal soccorso alpino, presente in massa anche con le unità cinofile. I diversi tipi di soccorritori stanno arrivando numerosi da tutte le parti d'Italia. I gruppi di protezione civile sono presenti in massa, ma sembra mancare un vero e proprio coordinamento. Così stampa, sfollati e volontari vagano da un capo all'altro del piccolo paese, lamentando della confusione che non aiuta il lavoro. Impossibile non fare il paragone con il terremoto dell'Aquila del 2009. Sebbene accusata di essere militarizzata, la gestione dell'emergenza fu efficace, una condizione ad oggi opposta a quella che viene riscontrata ad Amatrice. E per quanto riguarda Amatrice c'è una dichiarazione del sindaco Sergio Pirozzi a riguardo della situazione dell'Hotel Roma, che pare essere risolta in quanto il primo cittadino è riuscito a parlare intorno alla mezzanotte con i proprietari che erano in ospedale. Alla fine è emerso che all'Hotel Roma di Amatrice alloggiavano 32 persone e non 80 come si pensava all'inizio. E sempre per quanto riguarda i crolli che si sono registrati
ad Amatrice, ma anche nel comune di Accumoli, dove è morta una intera famiglia, padre, madre, due figli travolti dalle macerie del campanile che sono precipitate sul tetto della loro abitazione. Ebbene, la Procura di Rieti ha aperto una inchiesta per fare luce sui crolli, sul crollo della scuola di Amatrice e sul campanile crollato ad Accumoli, ma anche sui crolli che si sono verificati nell'ospedale di Amatrice, che è inagibile. Le indagini sono in corso da ieri. Il fascicolo è stato aperto con l'ipotesi di reato di disastro colposo. L'inchiesta è coordinata dal procuratore capo Giuseppe Saieva e vede impegnati tutti i magistrati della Procura reatina. Saieva ha compiuto un primo sopralluogo nella giornata di ieri, scrive l'agenzia ANSA, disponendo una serie di sequestri. Adesso invece andiamo a fare il punto della situazione per quanto riguarda la nostra regione, in particolare la provincia di Teramo, che diciamo è la più colpita perché è più prossima alle zone terremotate. Vi diciamo subito che non ci sono stati grossi problemi, ma solo tanta paura, soprattutto nei piccoli paesi come Valle Castellana, probabilmente il più vicino alla zona colpita dal terremoto, ma anche nel capoluogo Teramo tanta paura con gente che è scesa in strada. E poi una buona notizia, il ritrovamento della piccola Giorgia, la bambina di 6 anni estratta viva e viva dalle macerie dopo 17 ore. Vediamo il servizio di Elisa Leuzzo. Immagini toccanti, momenti di gioia in un ambiente circondato dalla disperazione, dall'angoscia, dalla morte. Dopo 17 ore dal sisma, la piccola Giorgia, di soli 6 anni, è stata estratta viva dalle macerie a Pescara del Tronto. Grande la soddisfazione e la gioia dei vigili del fuoco per aver salvato una giovane vita. Così come è immensa la disperazione per non essere riusciti a salvare la sorellina di Giorgia, la bimba di 10 anni purtroppo non ce l'ha fatta dalle macerie, è stata estratta senza vita. Giorgia ora sta bene, è stata operata nella notte all'ospedale di Ascoli Piceno. I vigili del fuoco di Teramo, intervenuti nel comune di Arquata, nella sola giornata di ieri hanno effettuato oltre 50 interventi. Complessivamente sono stati richiamati in servizio più di 30 vigili del fuoco, di cui 20 sono impegnati a Pescara del Tronto. A Teramo città, oltre al crollo di alcuni intonaci, calcinacci e cornicioni nelle abitazioni del centro, il santuario della Madonna delle Grazie, per il quale è stato disposto un immediato sopralluogo tecnico, alla presenza tra gli altri del prefetto di Teramo e i tecnici della sovrintendenza, è stato momentaneamente dichiarato inagibile. 3 squadre di tecnici, insieme alla Polizia Municipale, stanno ancora effettuando una ricognizione dei danni, in primo luogo negli edifici pubblici, ma anche su nuove segnalazioni di privati. Danneggiati, così come dopo il sisma del 2009, i laboratori dell'Istituto per Programmatori Pascal, ristrutturati con interventi antisismici dopo 7 anni. I lavori erano stati riconsegnati solo 4 mesi fa. Tra i comuni maggiormente colpiti c'è Valle Castellana, dove si sono registrati in alcune frazioni crolli di case disabitate e già lesionate dal terremoto del 2009, nonché danni a chiese. Ulteriori criticità sono state segnalate nei territori di Rocca Santa Maria, Torricella Sicura, Cortino, Montorio Alvomano e Isola del Gran Sasso. Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che già nell'immediatezza dell'evento ha avviato le verifiche dei danni, ha riferito che le richieste di sopralluogo sono giorno per giorno in aumento. I cittadini teramani, già scossi dal sisma del 2009, questa notte sono rimasti in strada, hanno dormito all'interno delle proprie autovetture, negli spazi di Piazzale San Francesco, largo Madonna delle Grazie e presso il campo sportivo dell'Acquaviva.
All'ospedale Mazzini di Teramo, nella serata di ieri, sono giunti in elicottero due pazienti provenienti da Amatrice con traumi da schiacciamento toracico, attualmente ancora in fase di valutazione medica. Anche alla ASL di Teramo, così come nelle altre strutture sanitarie regionali, i pronto soccorso dei quattro ospedali provinciali sono allertati e pronti ad accogliere eventuali pazienti provenienti dalle aree terremotate. Dunque questo è il servizio di Elisa Leuzzo. Adesso abbiamo in collegamento telefonico la dottoressa Adriana Cavaglià, che è consigliere nazionale dei geologi, a cui do il buongiorno e la ringrazio per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, buongiorno. Noi adesso manderemo in onda un 3D realizzato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che fa vedere la propagazione di questo terremoto. Ecco, quali caratteristiche ha avuto questo sisma? Questo è un livello, come caratteristiche di questo terremoto, diciamo le stesse caratteristiche da un punto di vista meccanico come quello dell'Aquila, quindi ci sono grosse similitudini con quello dell'Aquila, in quanto è legato a un allargamento dell'Appennino, che praticamente c'è cioè un'estensione da est verso ovest attraverso un meccanismo che appunto risponde a quello del terremoto dell'Aquila. Ovviamente tutti questi terremoti appenninici che caratterizzano l'Appennino centrale sono simili, perché comunque sono legati a un sistema di faglie che hanno appunto la stessa origine in qualche modo. Ecco, dottoressa, ovviamente la popolazione è spaventata da questo tipo di terremoti altamente distruttivi. Io diciamo, non sono un tecnico, ma ho sentito parlare di un terremoto molto superficiale. Ecco, è proprio la superficialità del terremoto che ha provocato tutta questa distruzione, oltre ovviamente alla qualità di quello che si è costruito. Allora, sicuramente la magnitudo, perché comunque un terremoto di magnitudo 6.0 è un terremoto significativo, in più la superficialità dell'ipocentro sicuramente ha favorito dei danni, questi danni insomma così rilevanti che sono stati registrati in questa zona. E anche nel terremoto dell'Aquila, se ricordiamo, comunque c'era una discreta superficialità dell'ipocentro, perché infatti c'era una profondità di 10 km. E i danni comunque sicuramente, io adesso mi trovo qui ad Amatrice e da una prima analisi posso dire che ci sono stati molto probabilmente degli effetti di sito, quindi delle zone dove le onde sismiche in qualche modo hanno avuto una maggiore amplificazione rispetto ad altre zone, vedendo dei forti danneggiamenti di alcuni edifici rispetto ad altri, che sicuramente anche per motivi costruttivi, per la qualità costruttiva degli stessi edifici, però sicuramente c'è stato anche questo effetto di amplificazione delle onde sismiche, che ha causato maggior danni in alcune zone rispetto ad altre. Ecco, proprio sulla qualità delle costruzioni mi volevo soffermare. Insomma, è importante sottolineare come i terremoti non si possano prevedere, però si possano prevenire attraverso delle costruzioni che adottino criteri assolutamente antisismici. Sì, sì. Sicuramente con la nuova normativa sismica, la nuova ormai entrata in vigore nel 2009 dopo il terremoto dell'Aquila, c'è una maggiore qualità delle costruzioni rispetto agli edifici più vecchi, però qualcosa si può fare anche sugli edifici più vecchi attraverso degli interventi di miglioramento, se non addirittura di adeguamento sismico. In questo modo si riesce ad avere una riduzione della vulnerabilità dell'edificato. Il problema è che questi interventi sicuramente hanno dei costi, quindi il privato magari ha difficoltà ad eseguire questo tipo di interventi, però c'è anche un piano che oramai sono 7 anni, siamo al 7° anno per questo tipo di piano di prevenzione per la riduzione del rischio sismico,
che stanzia dei fondi anche per il miglioramento sismico degli edifici dei privati. Non tutti possono accedere, sono dei fondi ai quali si può accedere solamente in zone che hanno in area ad elevata pericolosità sismica, però in ogni caso è bene che venga fatta una campagna di informazione ai cittadini, perché qualcuno potrebbe accedere a questi tipi di fondi e molti cittadini non lo sanno, purtroppo. E questa è una notizia ovviamente importante, anche perché i nostri territori, soprattutto quello dell'Appennino e delle aree montane, sono rossi sulla cartina, insomma, sì, sono zone sì. altamente sismiche. Non è un terremoto eccezionale, possiamo dirlo, cioè è una eventualità purtroppo nota agli studiosi e non solo. Sì, sì, sicuramente. Esistono delle mappe, come appunto la mappa di pericolosità sismica, che va a individuare quali sono le aree a maggiore pericolosità sismica sull'intero territorio nazionale. Se vediamo la fascia appenninica, non so se riuscite, se avete un'immagine di questa mappa da mandare in onda, però se si vede la fascia appenninica addirittura un colore viola, che vuol dire che comunque la pericolosità sismica è maggiore rispetto a tutto il resto d'Italia, e quindi sicuramente siamo in una zona ad elevata pericolosità sismica. Io la ringrazio per questo intervento, ringrazio Adriana Cavaglià, che è consigliere nazionale dei geologi. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie, buongiorno. E noi andiamo avanti, proseguiamo con la pagina dedicata al terremoto. Vi dico subito che sono 41 i feriti ricoverati all'ospedale dell'Aquila. Dall'1:30 di ieri il nosocomio aquilano è aperto per gli accessi a quanti sono stati feriti dal sisma. Si tratta di 42 adulti, scusate, e 4 bambini che sono fortunatamente in condizioni non preoccupanti. Vedo pronta sul monitor di servizio Francesca Romana Testi, che è all'interno di uno dei campi allestiti per accogliere i terremotati di questo sisma, che purtroppo ha sconvolto, ve lo ricordo, le province di Rieti nel Lazio e di Ascoli Piceno nelle Marche, dunque proprio al confine con la nostra regione. Tra l'altro fra poco chiederemo anche a Francesca un conto di una problematica che si sta verificando in queste ore, che purtroppo, dobbiamo dirlo, è una problematica frequente rispetto ai fenomeni di terremoto, e che è quella degli sciacalli che stanno imperversando nelle abitazioni lasciate sguarnite dai proprietari, che sono dovuti andare via per ovvie ragioni, e dunque ci sono anche le forze dell'ordine mobilitate per cercare di prevenire questo fenomeno. Allora, andiamo da Francesca Romana Testi. Francesca, a te. Alfredo, ci troviamo in un campo base che è proprio nella località di Pescara sul Tronto. Quelli che vedete sono le tende che sono state montate dalle primissime ore di questa mattina. Mobilitarsi ci sono tutti gli uomini della protezione civile delle Marche, in particolare quelli che vediamo sono proprio di Ancona, il distaccamento di Ancona. Vediamo anche, se giriamo la telecamera, la presenza di tantissimi carabinieri. Ora, proprio per riagganciarmi a quello che stavi dicendo, sono 40 uomini più quelli che si sono aggregati, che erano al lavoro a Pescara del Tronto e ad Arquata, sono provenienti da Bari. Loro sono arrivati qua proprio per il fenomeno dello sciacallaggio, e loro è come obiettivo quello di monitorare e tenere sotto controllo tutte le abitazioni. Loro hanno portato anche una cucina da campo che era, insomma, a disposizione. Quello che vedete è il momento del pranzo, stanno mangiando anche tutti quanti i volontari. Subito dopo, quella che è
la cucina da campo dei Carabinieri, vedete che c'è la tenda della Protezione Civile Marche, all'interno un'altra cucina mobile e all'interno si stanno svolgendo ovviamente tutti i pasti per quelli che sono sia gli sfollati sia tutti gli uomini al lavoro. La Protezione Civile, anche qui 40 uomini, sono stati chiamati, erano in allerta da ieri mattina alle primissime ore, ma ieri sera è arrivata la chiamata per venire qua e montare questa tenda. Abbiamo detto che dall'inizio di Arcuata del Tronto fino ad Accumoli ci sono 4 campi base, sono stati allestiti nelle ultime ore perché ieri non erano presenti, noi eravamo qui ma si è svolto tutto nella giornata di ieri, quindi molte chiamate sono arrivate nella tarda serata, si sono mobilitati subito, ci sono anche qui i vigili del fuoco, stanno lavorando tutti insieme. Le tende che vedete dietro di noi possono ospitare 8 persone, ce ne sono 30, sono state montate 30 tende, all'interno ci sono tutti gli sfollati proprio di Arcuata del Tronto e di Pescara del Tronto, loro hanno questa pertinenza, perciò vedete ci sono i mezzi sia per la risalita, ci sono mezzi blindati dei Carabinieri, poi ci sono tantissime ambulanze, c'è la Croce Rossa, quelli che vedete alcuni sono proprio gli sfollati, è molto grande questo campo ma ce ne sono altri 3 a seguire. Anche qui c'è stata la visita del comandante generale di Sette che è arrivato proprio da Roma per vedere il lavoro dei suoi uomini, per controllare quelle che erano le necessità, lo abbiamo incontrato ad Accumoli questa mattina, poi c'è stata la visita qui, nel frattempo si sta svolgendo la visita del presidente della Camera Laura Boldrini a pochi chilometri da qui proprio ad Arcuata del Tronto, oggi blindata, non è possibile entrare, neanche la stampa, le televisioni, tutto bloccato, ieri c'era stata la possibilità dell'ingresso ma ci hanno detto che quello che è stato la scossa avvertita ieri sera verso le 19.30 e soprattutto quelle stamattina alle 4.30 ha reso tutto molto più complicato, perciò assolutamente vietato l'ingresso con qualsiasi mezzo. Ti do una notizia proprio a supporto di quello che stai dicendo, che arriva da Arcuata del Tronto, appena battuta dall'agenzia ANSA, perché i vigili del fuoco starebbero estraendo dalle macerie la salma di uno dei 2 dispersi accertati nel paese, quanto ha riferito proprio all'agenzia ANSA il portavoce dei vigili del fuoco Danilo Dionisi, ovviamente si teme per la sorte dell'altra persona dispersa, è chiaro che più passano le ore e minori sono le probabilità di trovarla in vita. Francesca. Alfredo, quello che abbiamo fatto noi da ieri a oggi è stato un sopralluogo nei 3 dei 4 comuni più toccati dal sisma. Quello che abbiamo potuto vedere è che la situazione più grave si trova a Pescara del Tronto, perché c'è un grande assemblamento di case e soprattutto essendo crollate l'una sull'altra è impossibile arrivare ed è difficilissimo estrarre le persone. La differenza con quella che è Arcuata del Tronto e quella che è Accumoli è proprio la conformazione geografica e soprattutto il numero di case presenti e soprattutto il fatto che proprio a Pescara del Tronto si trovavano tantissimi romani in vacanza, il che significa che si era ripopolata, perciò alla luce di quello che è stato l'ultimo sisma che proprio ha avuto l'ipocentro a Pescara ad Arcuata, significa che la situazione già drammatica delle strade che si stavano staccando è diventata assolutamente pericolosissima e difficile per gli uomini che ci hanno ricordato, si lavora con le mani, si scava con le mani perché i mezzi non possono arrivare laddove c'è il dubbio anche minimo che ci sia una persona ancora viva e soprattutto per loro in queste ore si sa che più passa il tempo più si abbassano le possibilità di trovare dei sopravvissuti per le condizioni, è molto caldo adesso, la sera c'è un'escursione termica molto forte perciò è freddo, le tende adesso si trovano sotto al sole ed è caldissimo, è una situazione veramente estrema per tanti punti di vista, è stata ripristinata la luce anche qua, ci sono tante variabili da tenere sotto controllo. Il problema è che le scosse sono proseguite, il comandante della squadra dei Carabinieri proveniente da Bari ci ha detto questa notte ci sono state 3 scosse forti, noi siamo stati mandati a dormire ad Acquasanta Terme, molti di noi sono usciti e hanno dormito in macchina, pensate insomma parliamo di forze dell'ordine e soprattutto Acquasanta Terme non ha avuto nessun danno, la strada che serve per arrivare fino qua lascia davvero a bocca aperta perché a distanza di 1 chilometro ci sono case che non hanno avuto nessun tipo di danno, neanche una piccolissima crepa, tra queste anche Acquasanta Terme, e poi si sale di poco e si vedono case che si sono sbriciolate su se stesse, che significa che si avverte tantissima paura, la terra continua a tremare e una scossa di magnitudo 4.5 in una località così tanto colpita come può essere Pescara del Tronto e anche Arcuata del Tronto significa creare ulteriori danni e magari creare nuove vittime.
Eh sì, Francesca, ce l'ha spiegato poco fa anche il rappresentante dell'Ordine dei Geologi, ci ha spiegato proprio il meccanismo per il quale alcune zone sono più duramente colpite di altre. Io, Francesca, ti ringrazio per questo altro collegamento dalle zone terremotate, ti auguro ovviamente buon lavoro e buon proseguimento per quanto riguarda la visita di quelle zone. Noi adesso andiamo avanti con il telegiornale, chiudiamo per un attimo la pagina dedicata al terremoto, la riapriremo più avanti per vedere anche la solidarietà che la nostra regione sta mettendo in campo nei confronti delle popolazioni terremotate. E restiamo però alla cronaca, perché continuano le operazioni di ricerca del 24enne disperso in mare al largo della spiaggia di Punta Penna nel Vastese, vittima di un tragico pomeriggio nel quale ha perso la vita Marco Riccitelli di 29 anni. Il servizio. Sono riprese questa mattina, poco dopo le 6, le ricerche del 24enne Claudio Basilavecchia di Penne, disperso in mare al largo della spiaggia di Punta Penna. Vittima di un tragico pomeriggio nel quale ha perso la vita Marco Riccitelli di 29 anni, il corpo è stato già restituito a riva dalle onde. In azione le motovedette della Guardia Costiera di Ortona e Termoli e il nucleo subacquei di Napoli, mentre a perlustrare la zona dall'alto è in volo un aereo ATR-42 Manta decollato da Pescara. Le condizioni del mare non sono molto favorevoli per le ricerche, spira vento di maestrale con una velocità tra i 15 e 20 nodi. Basilavecchia e Riccitelli erano in spiaggia con il fratello di quest'ultimo e una ragazza, quando hanno avuto difficoltà a tornare a riva a causa del mare agitato. Due bagnanti sono stati salvati dal personale della Guardia Costiera dell'elicottero Nemo del nucleo aereo di Catania, che era di stanza a Pescara per intervenire nelle zone colpite dal sisma e poi dirottato a Punta Aderci per prestare soccorso. Le operazioni sono coordinate dalla Capitaneria di Porto di Pescara. E adesso torniamo, come detto, al terremoto e andiamo a vedere la gara di solidarietà che si sta scatenando un po' in tutta la nostra regione per dare una mano alle popolazioni colpite dal terremoto. Partiamo dal Comune di Pescara, che ha avviato una raccolta di viveri, coperte e generi alimentari per le popolazioni terremotate. Era nata come una festa per loro, per comunicare quelle che sono le nostre emozioni, infatti il titolo è Il treno delle emozioni dell'Unitalsi, sono le emozioni che noi viviamo nei nostri pellegrinaggi, nelle nostre iniziative, che vedono coinvolti anche tanti bambini. E a seguito di questi eventi per noi è stato un po' scontato, essendo un'associazione di volontariato che è vicino anche in queste situazioni, poi lo spiegheremo ampiamente, e pensare che di rimodulare un po' la situazione. E quindi la festa ci sarà, ma sarà con un tono magari minore, e non perché vogliamo, ecco, non comunicare comunque la festa, ma per rispetto alle vittime, alle popolazioni colpite, e vogliamo dare un segno di solidarietà, di insegnare, insomma, ai bambini di fare questo gesto. Quindi chiederemo a chi vorrà intervenire, a chi ci verrà a trovare, a conoscere, di portare magari qualche giocattolo, qualche bene di prima necessità, e che sia, ecco, una sensibilizzazione per diventare questo, e anche bambini renderli protagonisti anche della sofferenza. In fondo le emozioni sono anche queste, i sentimenti di cui noi ci facciamo parte, e quindi c'è anche il dolore, la sofferenza, però ci sarà sempre il sorriso, ecco. Quindi noi la festa la manteniamo, e ci saranno i clown, ci saremo noi che presenteremo le nostre iniziative, i nostri stand, e anche colorati, perché comunque spiegheremo anche le nostre emozioni abbinate a dei colori, e quindi, ecco, la festa ci sarà, però ci sarà Gaia, probabilmente verrà lo stesso, e vedremo adesso come rimodulare la sua partecipazione, le sue canzoni, le sue poesie, quello che lei ci vorrà donare, sempre nel rispetto e nella vicinanza a questa situazione di dolore comunque.
Non era questo il servizio che avevamo annunciato, il servizio che avete visto era riferito alla manifestazione che la sottosezione di Pescara dell'Unital si è organizzato per domenica 28 agosto a Pescara con una raccolta di giochi e del necessario per i bambini delle zone terremotate. Invece adesso andiamo a vedere il servizio che riguarda la raccolta di viveri organizzata dal Comune di Pescara. Nella giornata di ieri, insieme con Croce Rossa e Misericordia, abbiamo svolto una immediata, celere raccolta di beni di prima necessità occorrenti per la serata di ieri, coperte, latte in polvere e acqua, che sono state trasferite immediatamente sul posto con un elicottero della Capitaneria di Porto. Coordiniamo anche le azioni per quanto riguarda le associazioni di volontariato che vogliono tutte dare il proprio contributo, andare lì, dare la loro manifestazione di attenzione e di solidarietà. Però dobbiamo anche tener conto che insomma, un afflusso eccessivo di uomini e mezzi potrebbe, come dire, rallentare la macchina degli interventi. Stiamo in questo momento organizzandoci anche con l'Unitalsi, adesso faremo dei punti di raccolta di quelli che sono beni casomai non deperibili da stoccare in alcune parti che vedremo di individuare in modo da renderle poi immediatamente pronti per quelle che sono le necessità che di volta in volta ci vengono chiesti dal Comitato Centrale, dalla Centrale Operativa della Protezione Civile. Pescara risponde come tutti i cittadini italiani nella maniera migliore possibile, ecco, cerchiamo di coordinare in modo da evitare sovrapposizioni, duplicazioni e quindi rendere al massimo la nostra vicinanza alle popolazioni che in questo momento stanno soffrendo gli effetti di un terremoto. Ci fermiamo un attimo perché è appena arrivata in redazione una notizia di cronaca che ha annegato ieri sera attorno alle 20 mentre pescava carpe nella vasca di raccolta idrica del consorzio di bonifica utilizzata per le irrigazioni in Val di Sangro, un romeno di 39 anni, Marin Mugurel, il cui corpo è stato trovato questa mattina. Per localizzare il corpo del pescatore è stato necessario svuotare l'enorme invaso dalle acque, invaso profondo diversi metri con una superficie di oltre 100 metri quadrati. I vigili del fuoco di Lanciano hanno operato tutta la notte con l'ausilio del gruppo sommozzatori giunto da Roseto. Torniamo adesso alle raccolte che si stanno effettuando per le zone terremotate. Altro centro di raccolta a Pescara, quello della Misericordia. Paolo Renzetti. Siamo nella sede della Misericordia di Pescara, uno dei punti di raccolta dei generi alimentari e non solo, che tanti cittadini stanno portando già da ieri dopo la tragedia del terremoto. Massimiliano Scornano, avete già riempito un furgone, merce e generi di prima necessità che verranno consegnati alle popolazioni del terremoto? Per l'esattezza già due, perché un furgone è già stato riempito nel tardo pomeriggio di ieri ed è stato consegnato all'aeroporto di Pescara presso il reparto volo della Guardia Costiera. Quest'ultimo reparto si preoccuperà proprio dell'ultima consegna con l'ausilio dei propri mezzi. Noi adesso stiamo riempiendo un altro furgone, di sempre di questi generi di prima necessità, che sono, lo ricordiamo, acqua, per l'inizio è acqua, coperte, latte in polvere sia per bambini che di qualsiasi genere, proprio per un primo intervento. Dobbiamo ringraziare obbligatoriamente tutta la popolazione Pescara e comunque area metropolitana che grazie al loro grande cuore ci permettono di poter portare questo piccolo contributo alle popolazioni colpite dal terremoto. Grande generosità da parte dei cittadini pescaresi, tanta merce, tanti generi di prima necessità verranno consegnati a breve a queste persone che stanno soffrendo, stanno passando dei momenti terribili. Diciamo che la generosità è stata incredibile, direi anche commovente, perché tutti si sono immediatamente attivati. Nel primo pomeriggio noi avevamo già la sede piena di tutti questi generi di prima necessità. E diciamo anche che i ragazzi che sono andati ieri in prima battuta lì hanno riportato le loro impressioni e ci hanno detto che gli scenari erano a dir poco inquietanti e diciamo che ci siamo commossi insieme perché insomma quello che si trova lì non è semplice, insomma. Ricordiamo, ha fatto bene lei a ricordarlo, che
diversi uomini della Misericordia di Pescara, uomini e donne, e sono già lì nelle zone terremotate proprio dalle prime ore di ieri. Sì, una squadra è partita ieri ed è ancora lì e stanno per tornare. Un'altra squadra è partita stamattina alle 4:30 con l'ambulanza, con due infermieri a bordo, perché in questo momento c'è bisogno di massima competenza e professionalità per dare l'aiuto che in questo momento è necessario, diciamo. E poi nei prossimi giorni partiranno altre squadre per dare supporto a chi sta lì e anche il cambio, perché ripeto, lo scenario è drammatico, diciamo. Scorano, per chiudere, proseguirà la raccolta di questi beni di prima necessità. Vogliamo anche ricordare, per chi lo volesse, dove bisogna recarsi. Allora, occorre fare una precisazione. Noi già da ieri sera sulla nostra pagina Facebook avevamo chiesto gentilmente di sospendere perlomeno momentaneamente la raccolta, perché il reparto volo ha pure necessità di smaltire tutto quello che è stato stoccato. Prossimamente, attraverso dei comunicati stampa o attraverso anche i nostri social, provvederemo a dare ulteriori informazioni, anche per sapere se dobbiamo cambiare tipo di genere alimentare da mandare nelle zone colpite dal terremoto. Ed anche la comunità aquilana si sta mobilitando, sono stati attivati diversi centri di raccolta di beni di prima necessità. Sono stati attivati diversi centri di raccolta di beni di prima necessità all'Aquila da inviare nelle zone colpite dal sisma. Come riportato su Facebook e su diversi media e condiviso immediatamente da tanti utenti, è possibile portare indumenti, acqua e altri generi di prima necessità in viale della Croce Rossa 75, dove è stato allestito il punto di raccolta. Punti di raccolta anche organizzati dalle parrocchie come quella di Gignano o di Pile, mentre altri spazi per donare sono stati allestiti nei pressi del McDonald's in via Corrado IV, a Coppito e in via Giovanni Falcone 3A. Gli organizzatori fanno sapere che c'è bisogno di coperti, disinfettante, garze, cerotti, acqua, alimenti a lunga conservazione e vestiti. Mobilitazione anche per fornire riparo alle persone colpite dal terremoto. Gli albergatori della città dell'Aquila, nei limiti della loro ricettività disponibile e per contraccambiare il sostegno morale e materiale ricevuto dagli italiani durante il sisma del 2009, metteranno a disposizione le loro stanze alle popolazioni colpite dal sisma del 2016. Lo rende noto Federalberghi dell'Aquila in una nota, mentre il presidente del Centro Servizi Anziani dell'Aquila, Venanzio Gizzi, rende noto che l'istituzione mette a disposizione 30 posti letto per gli anziani ospiti di strutture analoghe e case di riposo nelle zone interessate dal sisma. Restiamo sempre all'Aquila, perché tra i tanti eventi annullati e rimandati, come ad esempio la vetrina del parco che si sarebbe dovuta tenere in questo weekend e che invece non ci sarà, proprio perché insomma, non era opportuno, secondo gli organizzatori, andare avanti con una manifestazione di festa in un momento di lutto come questo, legato proprio al terremoto che si è verificato all'interno del parco. Tra gli eventi annullati, dicevo, ci sono anche gli appuntamenti non legati alle funzioni religiose e tradizionali della perdonanza celestiniana. La Giunta Comunale dell'Aquila, anche sulla scorta del parere della Conferenza dei Capigruppo, ha stabilito di annullare, in senso di lutto con tutte le comunità colpite dal sisma, tutti gli appuntamenti previsti all'interno del programma della perdonanza celestiniana. Il giorno 28 agosto si terranno invece la cerimonia di apertura della Porta Santa, la funzione liturgica che si svolgerà sul piazzale antistante la Basilica di Santa Maria di Collemaggio e il corteo storico, seppure in forma estremamente ridotta, sia nel numero dei partecipanti che nel percorso che si snoderà dalla Villa Comunale fino al piazzale antistante la Basilica. La Giunta Comunale, ha dichiarato il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente, certa di interpretare la volontà di tutti i cittadini aquilani, partecipa al lutto delle popolazioni colpite dal sisma. La catastrofe ha proporzioni drammatiche ed enormi sono lo sgomento e il dolore per una comunità colpita da un lutto indicibile e da una distruzione pressoché totale. La perdonanza si è sempre svolta nel corso della nostra storia e si svolgerà anche quest'anno, ma, come nel 2009, in forma di messa e senza momenti di spettacolo e intrattenimento. Ci riserviamo di decidere, alla luce dei sopralluoghi tecnici, la possibilità di prevedere o meno l'ingresso dei fedeli in Basilica in occasione della Porta Santa, un segnale di vicinanza alle comunità colpite da una tragedia che rinnova il nostro dolore. Revocata poi l'ordinanza con cui si prorogava, in occasione sempre della perdonanza celestiniana,
l'orario di chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per tutto il periodo della manifestazione fino alle ore 3. E adesso apriamo la pagina dello sport. Calcio di Serie A in primo piano. Il Pescara ha presentato i nuovi giocatori Pepe, Pettinari, Baebek, Muric e il DS. Luca Leone ha fatto il punto della situazione sul mercato, tenuto conto che nelle prossime ore sarà ufficiale anche l'acquisto di Alberto Aquilani. No, quasi al completo, ci sono ancora 7 giorni di mercato e non è ancora finita. Però c'è anche una partita da fare, poi vedremo cosa il mercato ci proporrà in questi ultimi giorni. Siamo alla finestra, ma non abbiamo nessuna urgenza, diciamo, perché penso che la squadra sia abbastanza competitiva in questo momento. Ad una settimana dalla conclusione del mercato, Leone, però potrebbe esserci il colpo a sorpresa. Il Pescara in passato ha abituato i suoi tifosi all'acquisto dell'ultima ora, dell'ultimo giorno. State lavorando per eventualmente non farvi trovare impreparati se dovesse scapparci l'occasione? Ma io penso che non sia bello illudere le persone, no? Perché è giusto anche dare il giusto valore ai ragazzi che finora stanno lavorando dal primo giorno di ritiro e fin qui hanno fatto un lavoro secondo me eccezionale, no? Non abbiamo fatto ancora nulla, dobbiamo fare ancora tanto e il cammino è lungo, però io ho detto qualche giorno fa in un'intervista, io penso che il grande colpo il Pescara l'ha fatto con il fatto che sia rimasto il mister Oddo, la grande conferma di Massimo Oddo e il gruppo storico dell'anno scorso. Per me quello è stato il più grande acquisto, il grande colpo del campionato del mercato di quest'anno. A proposito dell'anno scorso, resterà Verre a Pescara? Ma per me, io ho già detto all'inizio quando siamo partiti, Verre per me resta a Pescara. Direttore, Bergessio, Piniglia, Caldirola sono profili adatti al Pescara oppure no? No. A proposito di profili per il Pescara, per quanto concerne la difesa, ci sarà qualche ulteriore arrivo considerando le condizioni non perfette di Campagnaro, anche l'ultimo infortunio di coda e anche il fatto che Fornasierra non ha ancora potuto fare il suo esordio con il Pescara? Stiamo valutando tutto, vedremo se il mercato ci darà un'opportunità per poter migliorare la squadra, noi non ci tireremo indietro, però bisogna vedere anche cosa c'è sul mercato. Adesso scendiamo di categoria restando sempre al calcio, ma ci occupiamo della Lega Pro e del Teramo con la partenza di Stefano Amadio e con Vastola che per motivi personali è stato costretto a declinare l'offerta del Teramo. Davide Peterman diventa il nuovo metronomo della mediana biancorossa. L'ex Sant'Arcangelo però è pronto a raccogliere la sfida. Sabato abbiamo fatto un'ottima prova contro una squadra di categoria superiore. Questa settimana possiamo ancora migliorare alcune cose in fase di non possesso, in fase di possesso palla, ma anche fisicamente, quindi penso che arriveremo molto preparati per la mia partita di campionato. Abbiamo molto entusiasmo e molta voglia di partire subito bene. Beh, io in questi ultimi anni ho sempre giocato un po' davanti alla difesa, il ruolo di mezzala sarebbe tra virgolette una novità, però ho iniziato dal primo giorno di ritiro a ricoprire quel ruolo, mi sono trovato bene, mi impegno molto in qualunque posizione il mister mi metta, quindi o davanti alla difesa o mezzala darò sempre il mio 100%. Ma io per quei 3-4 mesi che sono stato a Sant'Arcangelo ho trovato un mister molto preparato in cui mi sono trovato subito bene. Il modulo che sta adoperando è lo stesso che ha usato l'anno scorso, più o meno i movimenti e le giocate sono le stesse. Poi è normale che avendo giocatori come Pedrella che possono fare anche gli esterni potrà anche cambiare modulo, ma insomma, il nostro modulo principale penso sia il 4-3-1-2 e insomma daremo il massimo con questo modulo. Ed è tutto per quanto riguarda la prima edizione del TG6. Vi ricordo il bilancio aggiornato delle vittime del terremoto. 241 persone decedute sotto le macerie, altri 270
sono rimasti feriti, insomma un terremoto che secondo la Protezione Civile potrebbe provocare più vittime di quello del 2009 nell'Aquilano. Tutto per quanto riguarda questa edizione, il prossimo aggiornamento con la nostra informazione è alle ore 19. Grazie per averci seguito, buona giornata.